È il 31 luglio 1944. Siamo in piena occupazione nazista. Un gruppo di partigiani sta definendo gli ultimi dettagli prima di entrare in azione. In accordo con alcuni carcerieri, quella notte entreranno di nascosto nel carcere di massa, a rifornirsi di coperte, scarpe, munizioni e generi alimentari. La resistenza ne ha bisogno per aiutare donne e bambini ad attraversare il fronte per arrivare oltre la linea gotica, nelle terre liberate. Durante i preparativi, un giovane partigiano si avvicina agli altri per chiedere di partecipare all'azione. «Fatemi venire», dice. «Posso essere utile, sono veloce, lo sapete anche voi». Il comandante lo esorta a farsi da parte. «Può essere pericoloso e tu sei ancora un ragazzo», gli risponde. «È meglio che tu rimanga qui». Si è fatta notte. Una grande luna piena illumina la vallata. I partigiani si mettono in cammino per raggiungere il carcere. Devono solo arrivare fino all'ingresso principale. I carcerieri, senza opporre resistenza, diverranno loro ostaggi. Una volta dentro, bisognerà prelevare velocemente le scorte e scappare via. Il piano è stato studiato nei minimi dettagli. Basta stare molto attenti e tutto filerà liscio come l'olio. Mentre scivolano tra la vegetazione, le mura del carcere sono sempre più vicine. I partigiani continuano ad avanzare nel silenzio più assoluto. Le ombre si allungano sul terreno arido. Il bagliore della luna è talmente forte che tutto il paesaggio circostante sembra magico. Le Alpi Apuane appaiono più alte del solito. All'improvviso una raffica di colpi parte dall'alto delle mura del carcere. Che sta succedendo? Gli accordi sono saltati? Una delle guardie del carcere ha fatto il doppio gioco. Era un repubblichino che aveva spifferato il piano alle Brigate Nere. I fascisti hanno avuto tutto il tempo di preparare l'agguato e adesso i partigiani erano sotto tiro. Dopo qualche secondo, i patrioti apuani capiscono che si tratta di un'imboscata. Imbracciano i fucili e rispondono al fuoco. I fascisti sono disorientati. Non pensavano a una risposta così rapida. Iniziano a sparare all'impazzata tra i cespugli. I partigiani allora si allontanano correndo, quando all'improvviso si sente un boato assordante. Le Brigate Nere hanno gettato una granata. L'esplosione è potentissima. Nel bagliore si intravede tra la vegetazione una sagoma balzare in aria. Chi è stato colpito? Si contano, ma qualcosa non torna, perché tutti rispondono all'appello. Un partigiano si avvicina per prestare soccorso e soltanto allora si accorge che si tratta di Giuseppe, il ragazzo che qualche ora prima voleva partecipare all'azione. Li aveva seguiti mantenendosi a distanza ed ora è lì per terra, inerme. Non c'è niente da fare, la granata lo ha colpito in pieno. Giuseppe è morto. Dall'alto delle mura del carcere i fascisti continuano a sparare e a gettare granate. I partigiani massesi, costretti alla ritirata, non possono neppure recuperare il corpo del ragazzo. La notizia si diffonde in paese, ma per tutta la notte il corpo di Giuseppe rimane preda della Brigata Nera, che con la ferocia che la contraddistingue continua a sparare sul cadavere del giovane, infierendo con calci e sputi. Bisogna attendere che faccia giorno. Poco prima dell'imbrunire, la madre di Giuseppe può finalmente andare a riprendere ciò che rimane di suo figlio. Nell'afa di questo primo agosto, il corpo oltraggiato del giovane partigiano viene caricato su un carro e condotto verso una degna sepoltura, tra la disperazione dei genitori e lo sgomento dei presenti. Giuseppe ha fatto una scelta importante per la sua giovane età: unirsi alla lotta partigiana, l'unica via possibile per riappropriarsi della libertà e della democrazia, anche a costo della propria vita. Dopo la sua morte, all'interno dei patrioti apuani, venne costituito il gruppo Giuseppe Minuto. Per il suo coraggio fu insignito della medaglia d'argento al valore militare e alla memoria. Nei giorni successivi alla liberazione, l'esercito americano gli conferì la medaglia di bronzo al valore, medaglia puntata al petto del padre di Giuseppe dal generale Clark in persona. Oggi è intitolato a suo nome l'Istituto Alberghiero di Marina di Massa. Narrare il coraggio di molti che hanno lottato per la libertà, ideale unico quanto fragile, è un dovere ma anche un monito. Basta meno di quel che immaginiamo per mandare tutto in frantumi. Il monumento che sorge nella piazza della stazione di Massa è lì proprio per questo. Tenere viva la memoria di un passato non così tanto lontano. Giuseppe Minuto, un partigiano, apuano.